In questo video parleremo di quattro motivi che ci fanno chiedere se ha senso acquistare un diesel moderno. Iniziamo dal fatto che chi mi segue sa che io sono comunque un dieselista convinto. Però è anche vero che le cose oggi sono un po' cambiate, perché il diesel fino a poco tempo fa era un motore perfetto e longevo, e questa motorizzazione veniva scelta perché un propulsore del genere fa tanti chilometri consumando meno carburante. Inoltre il gasolio costa meno della benzina ed era adatto soprattutto a chi percorreva tanta strada. A parità di cilindrata di un benzina ha comunque più coppia, insomma un propulsore affidabile da vari punti di vista. Ma lo sapete, tutte le cose quando sono troppo belle prima o poi finiscono. C'è anche da dire che purtroppo i diesel moderni sono entrati nel sistema di obsolescenza programmata e dopo 3 o 4 anni iniziano a dare problemi. Ma non parliamo di piccoli problemi, cosa che capitava anche con le vecchie auto, ma problemi ben più costosi che riguardano l'intasamento causato dai vari accrocchi antinquinamento che hanno peggiorato le auto moderne, soprattutto per chi percorre pochi chilometri all'anno. E quindi oggi ci troviamo di fronte ad alcuni dubbi che possiamo riassumere in quattro motivi che ci poniamo prima di acquistare un diesel moderno, ripeto moderno, insomma le vasche da bagno che producono oggi. Primo motivo, il costo della manutenzione che è aumentato. Prima acquistavamo un diesel che comunque richiedeva più manutenzione di un benzina aspirato, ma questi costi li ammortizzavamo con il tempo perché il motore risultava longevo, robusto, facendoci risparmiare sul carburante. Ma purtroppo questo discorso oggi non è più valido, perché i diesel moderni richiedono più manutenzione oltre a quella classica, tipo additivi per non far otturare il FAP, altri additivi per non far cristallizzare l'AdBlu, oltre al costo dell'AdBlu. E inoltre anche l'olio deve essere cambiato più spesso perché è soggetto a maggior surriscaldamento e perde la sua proprietà, oltre allo schifo che immette il FAP. Quindi i costi di manutenzione sono aumentati e questo già è un motivo che ci frena. Scusate, ma mi sono spostato all'interno perché le zanzare mi avevano scambiato per la loro cena. Ma andiamo avanti. Il secondo motivo è che il motore diesel moderno è più delicato e meno affidabile, proprio per i vari accrocchi antinquinamento come GR, FAP, DPF, AdBlu. Se percorri pochi chilometri, soprattutto in città, va incontro all'intasamento del FAP, oppure se si cristallizza l'AdBlu o magari dimentichi di metterlo, va in blocco l'auto e c'è poco da fare perché la devi portare in officina per farla sbloccare. Tutti questi accrocchi hanno reso il motore diesel moderno molto più delicato e meno affidabile. Sconsiglio di defappare perché con i nuovi criteri di revisione rischiate di non passare, oppure oltre ai guai di manomissione in caso di sinistro o di controllo, andrete incontro comunque a dei problemi di altro genere. Terzo motivo, il blocco della circolazione. Attenzione per chi abita a Milano o ci va spesso: se comprate un diesel Euro 6 che non sia di temp, da ottobre avete finito di entrare se non con una multa. In futuro seguiranno Torino, Firenze, Bologna e altre città, e purtroppo con questa politica green e con le varie norme antinquinamento, con tutte queste regolamentazioni, imposizioni, vessazioni, purtroppo tutto questo ha reso sempre più il mercato dell'auto incerto e quindi bisogna pensarci bene. Quarto motivo, e direi che non si tratta nemmeno di un motivo banale, è che il diesel inizierà a svalutare sempre di più nei prossimi anni, fino a valere poco più di zero. Quindi rivendere un'auto diesel risulterà sempre più difficile, rischiando di vedersi svalutare un capitale in pochissimo tempo. E quindi le persone, prima di acquistare un'auto diesel, ci penseranno due volte, perché hanno paura di acquistare un'auto che possa perdere valore in qualsiasi momento. Ma nonostante la forte campagna denigratoria verso il propulsore diesel, aggiungerei discriminazione puramente ideologica, bisogna ammettere che non siamo pronti per l'elettrico, perché la tecnologia è ancora acerba. Questo ormai l'abbiamo capito tutti,
Non bastano grandi monitor e tablettoni giganti a convincere il popolo, ma ci vuole affidabilità e convenienza, altrimenti il popolo non si convince, perché per ora l'auto elettrica risulta un flop. Lo dimostrano le case automobilistiche che stanno chiudendo vari stabilimenti. Qualche speranza è rivolta all'eco diesel, però bisognerebbe crederci. E voi cosa ne pensate a riguardo? Sono curioso di conoscere il vostro pensiero, scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere e mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi per non perdervi il prossimo video e di lasciare un like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!